Frequento il centro giovani, la saletta, la pelleria. Il centro storico di Perugia. Il Ponte San Giovanni anche molto spesso. Il parco di Ponte Valle Ceppi. O al campo sportivo dove ci sono anche bambini e ragazzini, noi ci mettiamo sui tavoli. Tutto quello che vorrei già ce l'abbiamo. Poi comunque sia per star bene insieme non c'è bisogno di niente. Chissà grandi cose. Forse con anche un maggiore coinvolgimento dei giovani. Sul parco di Ponte Valle Ceppi penso che sia uno spazio molto ampio dove ci possono essere più attrezzature sia a livello per bambini che si possono divertire di più, anche per noi ragazzi. Siamo proprio attaccati ai bambini piccoli. Ci vorrebbe un ambiente per noi un po' più grossi e un ambiente per quelli più piccoli. Principalmente sto di qui a Ponte San Giovanni. Teatro, centri musicali. Pub. Nella prima, diciamo, adolescenza uscivamo in centro, poi io abito a Elce, quindi il centro mi è comodo, quindi continuo ad andare in centro, però per esempio lui che abita a Madonna Alta, in centro non lo frequenta. Posti un po' più aperti a tutti, da spazio, oppure proprio per, cioè magari a Perugia si dice sempre che non c'è tanto da fare, no? Magari tu ci avresti voglia dentro di disegnare, di cantare, fa quel che te pare, però stai di lì, non te informi, non c'è voglia, quindi alla fine queste cose non vengono tanto fuori dato che non so così eclatanti. Tendenzialmente esco al centro storico di Perugia. Il nostro territorio, Ponte Felcino. Varie associazioni, tra cui questa, lavoratore musicale fuori tempo. I pochi spazi che erano liberi, mi viene in mente la piazza di fianco al Cone, piazza di Guelpa si chiama. Io da piccolo sono cresciuto, lì l'ho utilizzato, c'erano campi da basket, le porte da calcio, se si trova lì. Però ora sono usate come piazza del mercato. Io mi chiedo, tante volte mi sono chiesto se si fossero potute fare entrambi le cose, cioè dare uno spazio al mercato però non perdere una realtà. Diciamo il centro storico da come lo conoscevo io 10 anni fa da adesso è cambiato parecchio, sono andati a mancare anche parecchi studenti. Sicuramente manca la vita, mancano i locali, manca il diversivo, ecco, manca il diversivo e quindi diciamo l'illegalità prende il sopravvento. C'è sempre qualcosa che manca, quello certo. Manca di attività, manca di rendere partecipe il cittadino dai 1 ai 99 anni. Che ci siano più spazi a disposizione per i giovani, anche chiaramente per i meno giovani, per fare aggregazione. Un'aggregazione che costruisca, che unisca e che dia la possibilità di stare insieme senza grandi finalità di lucro, commerciali. Quello per cui è nato il centro storico, cioè dove noi ci riunivamo, parlavamo, discutevamo, conoscevamo le persone e in questi anni questo viene a mancare, il centro storico è sempre più vuoto. Non capisco come non è possibile che qualsiasi amministrazione Perugia ne abbia pensato di mettere qualche cesso pubblico in centro. San Mariano, centro e la stazione di Fontivegge, al centro giovani e vabbè sabato centro, ma sempre centro giovani, Gherlinda, Borgonovo, questi qua. Io al parco Bellini di Ponte San Giovanni, penso che negli ultimi tempi manchi un po' di manutenzione e forse anche un pochino più di controllo, per esempio a livello giovanile un tutoraggio perché comunque sono lasciati un po' a se stessi. Mancherebbe un po' di più di sicurezza, guardie in posti pubblici, trasporto, controllo. Penso che il parco pubblico sia importante perché è un giusto punto di incontro per la città. Il Gherlinda, il bingo, il bowling. La casina ovviamente potrebbe creare uno spazio in cui le idee dei giovani, ma le idee creative, si possono sviluppare, perché non esiste per una cosa del genere. Mi piacerebbe trovare un posto in cui magari c'è qualche ingegnere, qualche geometro, qualcuno che mi può consigliare cosa creare, cioè come sviluppare il mio progetto. Al centro giovani, al Piani Massiano, in centro, Percorso Verde, al Dindoc che è una pizzeria in centro. Alla fine anche io il sabato sera vorrei uscire in centro, però ormai si sentono i spari, si sente gente che fa botte. Prima di tutto il centro giovani Smile, lo stadio, quindi la curva nord, e poi il centro, più luoghi all'aperto, comunque sia luoghi sociali tipo l'ex mattatoia con San Giovanni, il centro sociale. Vedi tra il Duomo, va in fondo, vanno tutti a pisciare lì. Proprio quando un perugino che ne fa pipì sopra alla propria città, vuol dire che proprio tu della tua città ti interessa niente, capito? Centro, poi magari spazi pubblici come possono essere parchi, Piani Massiano, cose del genere. Però io frequento molto più Ponte San Giovanni. Giardini pubblici. Non è che manca qualcosa, forse serve proprio un punto di ritrovo, perché magari le cose ci sono ma non sono sfruttate. Subito un campo di calcio. Secondo me ci vorrebbe un centro servizi giovani anche a Ponte San Giovanni. Sì.